Ciao a tutti e bentornati ad una nuovissima puntata di Tessiland Condivision, l'unica e ufficiale rubrica di Tessiland che può darvi tanti nuovi spunti, ma che allo stesso tempo vi permette anche di conoscere tutte le novità del mondo del crochet e non solo. Quindi mi raccomando, per essere a conoscenza di tutti i nostri video, iscrivetevi al nostro canale YouTube ed attivate la campanella, ma seguiteci anche su tutti gli altri social, quindi Instagram, Pinterest e TikTok, ma anche e soprattutto Facebook, vale a dire sulla nostra pagina Meglio di Maglie. E già, perché i progetti che vediamo durante la rubrica di Tessiland Condivision sono quelli pubblicati proprio da voi sulla nostra pagina e che noi poi ricondividiamo. E quelli di oggi sono quelli pubblicati e condivisi nella settimana dal 7 al 13 giugno. Iniziamo subito quindi con il primo progetto, vai! Il primo progetto di quest'oggi è di Anita Lanci, è una signora dolcissima di 62 anni che vive a Morciano di Romagna, ma in realtà lei è nata a Misano, quindi di fronte al mare Adriatico, ecco perché adora insomma tutte queste tonalità che ha ben riportato nella borsa che vediamo in questa foto. Le è sempre piaciuto lavorare all'uncinetto, una passione che le ha trasmesso sua madre sin da piccolissima, e da 4-5 anni si è cimentata invece nella realizzazione di borse e accessori. Dobbiamo dire che la pratica senz'altro insomma l'ha premiata e le ha permesso poi di realizzare queste borse davvero molto particolari, realizzate con, vediamo, Anita ha utilizzato il cordino Rowan in varie tonalità, all'uncinetto 3 per la mattonella e il 2,5 per la mezza maglia alta per la rifinitura, e i manici in giunco e legno tacheo chiaro. Allora, questa borsa in realtà è nata dopo altre due più o meno simili realizzate sempre con il Rowan. In realtà non ha seguito un tutorial in particolare, ma ci ha raccontato che si è un po' lasciata ispirare da alcuni video, da alcuni suggerimenti su Facebook, gruppi, creative varie, quindi dando vita poi ad una cosa del tutto personale. Tutto quindi è partito da una mattonella che aveva visto proprio su YouTube e poi da lì ha detto che è stato un continuo work in progress, dando vita poi alla fine insomma al risultato che possiamo vedere oggi. Per la base ha utilizzato la canvas, che ha lavorato con uncinetto appunto catenella. In definitiva il tutto non è stato complicato, avendone già realizzate parecchie. Ha utilizzato 500 grammi scarsi di cordino Rowan in 6 tonalità. La misura della borsa è 32 di larghezza, 26 di altezza e 11 di profondità. E questo cordino le è piaciuto tantissimo perché non è molto spesso ma è molto leggero e quindi insomma le ha permesso di realizzare una borsa senz'altro adatta proprio per la stagione che stiamo vivendo. Che dire, bravissima Anita. Il secondo progetto di quest'oggi è un bellissimo costume realizzato da Teresa Baiardo. Lei in realtà ne ha realizzati diversi, però questo giallo ci colpiva di più proprio perché insomma ci ricordava il sole, il mare, la spiaggia, quindi abbiamo optato in particolare per questo. Allora, lei ci ha raccontato che ha realizzato questi costumi ovviamente con il filato per eccellenza, vale a dire Teresa ha utilizzato lo splash giallo e l'uncinetto numero 3. Esattamente, ha utilizzato lo splash. Ma analizziamo nel dettaglio il costume. Allora, per lo slip ha alternato un giro di punto alto ed un giro di punto basso. Anche per la parte superiore, quindi per il reggiseno, stesso punto, ma alternando al cambio di colore punti alti e catenelle. Quello che vedete è una taglia 42. In realtà ci ha detto che sono state proprio le sue nipoti a commissionarle questi costumi, oltre che ci ha raccontato, insomma, ecco, queste nipoti ovviamente hanno anche delle amiche che la adorano, chissà perché, ma possiamo, diciamo, da queste foto intuirlo. Lo splash le è piaciuto tantissimo, ha detto che scorre davvero bene, non ha seguito un tutorial particolare perché le piace creare più che copiare, anche se diciamo modelli come questi, soprattutto per la parte superiore del bikini, sono comunque modelli molto standard di cui è semplice trovare il tutorial un po' ovunque. Ha un canale YouTube, ma ci ha comunque parlato di sé inviandoci un bel vocale, un mix di ricordi che ascoltiamo insieme grazie alle foto che ci ha inviato. Buongiorno, mi chiamo Teresa, sono di Genova, faccio lavori diciamo creativi da tanti anni perché ho una certa età,
Ho iniziato a lavorare che avevo 5 anni, mi ha insegnato mia mamma, prima i ferri, poi col passare del tempo mi ha insegnato anche a fare uncinetto, però a quei tempi l'uncinetto diciamo che era dedicato più che altro a pizze e merlette, si facevano centrini, si facevano tovaglie, copriletti, cose del genere, era poco usato per l'abbigliamento, mentre invece lavorare i ferri era molto attuale. Tutte noi ragazzine, parlo di 10, 12, 13, 15 anni, lavoravamo ai ferri, ci facevamo i nostri lavoretti. Diciamo che abbiamo la fortuna a Genova di avere tanto mare, quindi non era il caldo che fa adesso, il clima era molto più asciutto, di conseguenza si poteva benissimo andare al mare anche senza ombrellone, senza niente, e metterci lì. Ci appoggiavamo schiena, con un asciugamano nel mezzo per non toccare pelle con pelle, e una da una parte, una dall'altra, noi lavoravamo a maglia. Insomma, è da un po' che che ho iniziato a usare i filati Tessiland, poi ho avuto un attimo di pausa e quest'anno ho scoperto lo splash, che è una cosa meravigliosa. Ho già fatto 4-5, non so quanti costumi per tutta la famiglia e le amiche delle nipoti, tutto, però è un filato che è una meraviglia e continuerò a usarlo perché mi piace molto, e continuerò a usare i filati Tessiland perché sono convenienti e hanno una riuscita ottima. Vi saluto perché anche sono riuscita a superare il tempo dedicato a questi messaggi. Vi saluto e grazie di avermi ascoltata. Che dire, bravissima, e grazie per questi meravigliosi ricordi che hai deciso di condividere con noi e anche con tutte voi. Il terzo progetto ci fa rimanere sempre qui in Italia, ma con un occhio verso l'Oriente. Infatti la protagonista del terzo progetto è Sueling Gao, che oggi, insomma, devo dire puntata di accessori e di borse, che ha realizzato questa meravigliosa borsetta con, vediamo, Sueling invece ha utilizzato la Lycra Light mattone, l'uncinetto numero 6. Le sono servite circa 550 grammi di licra per questa borsetta che misura 20 x 12 cm, realizzata, come potete vedere, tutta appunto puff. Le è piaciuto tantissimo questo colore e lo ha scelto proprio perché aveva un pantalone dello stesso colore, che voglio dire è una problematica che riscontriamo sempre, ma le mancava un accessorio, quindi una borsa da poter abbinare. Il bello dell'uncinetto e dell'handmade è proprio questo, poter creare delle cose che sono difficili magari da trovare in giro nei vari negozi, e quindi invece poterle poi abbinare perfettamente a qualcosa che abbiamo a casa, insomma, la meraviglia del fatto a mano. Sueling ci ha raccontato inoltre che le è piaciuto davvero moltissimo lavorare con la licra, che il lavoro veniva da sé, che ha seguito un tutorial su YouTube, ma adesso ascoltiamo davvero lei perché ci ha inviato anche un messaggio vocale e delle tenerissime foto. Guardiamole e ascoltiamola. Buongiorno, mi chiamo Sueling. Sono di origini asiatiche, ma vivo a Milano da tanti anni. E sono un'appassionata di uncinetto, a dire il vero è già da tanti anni che avrei voluto provarlo, solo che lavorando non ho poco tempo a disposizione, e infatti ho iniziato a sperimentarlo solo dall'inizio del lockdown. A dire il vero ho iniziato dagli amigurumi, che comunque secondo me è la cosa un po' più semplice. E devo dire che grazie a Tessiland ho trovato ispirazione anche a fare molti altri progetti. E penso che quando uno o una persona abbia una passione nel cuore, non smette di voler sperimentare, provare, ma soprattutto migliorare. E niente, io continuerò con i miei progetti, non smetterò mai, insomma, di imparare, sperando di migliorare sempre di più. E infatti ho aperto anche una pagina Instagram dove mostro i miei lavori. E niente, grazie Tessiland. Ma grazie a te! Il quarto progetto, vale a dire la foto che ho ottenuto più mi piace durante questa settimana, è M, che immaginiamo sia Maria Luisa Saracchini. Ebbene sì, ha realizzato questa borsa che mi è piaciuta davvero tantissimo. Come abbiamo capito, insomma, le foto che ottengono più mi piace sono proprio quelle più semplici, ma con dei dettagli davvero unici. Allora, lei ha utilizzato, vediamo,
Luisa ha utilizzato lo Swan Slim blu, il tutto lavorato con uncinetto numero 3 e dei manici in legno. Le misure di questa borsa sono 54x55 con i manici, senza 45x55, ed ha utilizzato circa 700 grammi di Swan Slim, che ha trovato davvero molto maneggevole, semplice da lavorare, pratico e che dà anche una bella tenuta, insomma, alla borsa. È un po' timida e quindi ha preferito non mostrarsi, ma le è piaciuto davvero tanto essere contattata e vi ringrazia per i tanti mi piace che sono stati cliccati proprio alla sua foto. E ci ha inviato anche le foto, come potete vedere, del modello utilizzato e del motivo ad uncinetto, così da avere un'idea un po' più chiara. Che dire, bravissima e davvero complimenti Luisa. Ma non possiamo concludere la puntata prima di parlare di una novità, di una curiosità del mondo del crochet, dell'handmade, del fatto a mano, insomma come vogliate chiamarlo, che le più esperte sanno di poter trovare alla voce nuovi prodotti, che si trova proprio scorrendo qualsiasi delle nostre pagine Tessiland fino alla fine, alla sezione proprio informazioni, gli accessori amigurumi. Ebbene sì, sono arrivati degli accessori amigurumi esclusivamente a marchio Tessiland. Ce l'avete richiesto in tante, perché ovviamente poi la moda degli amigurumi sta davvero spopolando, perché piace a chiunque, dagli adulti, va tantissimo di moda a rappresentare personaggi famosi oppure rappresentare se stessi, e ovviamente anche con i bambini. Perché? Perché è un modo sicuramente per stimolarli già fin da piccolissimi con colori, con le forme. Oltretutto molti utilizzano ad esempio gli amigurumi con un'imbottitura particolare, quale potrebbe essere ad esempio quella dei semi di lino, oppure anche con qualche goccia di lavanda, che si dice insomma stimoli anche la tranquillità e magari il sonno per i più piccoli. C'è chi addirittura li realizza e li porta, diciamo, con sé, o comunque li fa dormire con sé durante la gravidanza, così che una volta che il bimbo o la bimba sarà nata, abbracciando questi amigurumi sentirà il profumo della mamma o del papà. Insomma, questi amigurumi stanno spopolando, è una moda, piace a tutti, grandi e piccini, e Tessiland ovviamente ha deciso di poter aiutare a realizzarli. Come? Ovviamente con i filati, quali potrebbero essere il bravissimo da 500 o da 50, oppure il Gary, oppure qualcosa di più fresco e più leggero quale l'Iggy o ancora il Donny, o perché no, buttiamoci anche sullo sfumato con il Donny Color. Insomma, i filati non mancano, ma non mancano neanche gli accessori. Infatti sono arrivati tanti piccoli accessori utili proprio per realizzare degli amigurumi davvero stupendi, a cominciare dai nasini. Allora abbiamo sia quelli lisci che quelli buccerellati. Adesso invece passiamo agli occhi. Abbiamo infatti gli occhi fissi double, gli occhi fissi cristallo di tantissimi vari colori e di tre diverse misure, da 8, 10 e 14 mm. Gli occhi pupilla mobile e infine questo, che è il contenitore per occhi fissi, quindi da portare in maniera davvero molto pratica ovunque, così da poter realizzare ogni volta che vorrete il vostro amigurumi. Poi, se volete saperne di più, c'è un articolo sul nostro blog al sito www.meglio-di-maglia.com che parla proprio degli amigurumi, denominato Passione Amigurumi. Vi mancano le idee? Tessiland ha anche quattro bellissime schede scaricabili che potrete utilizzare proprio per realizzare dei tenerissimi pupazzetti amigurumi. Insomma, pensateci. E la puntata di Tessiland Condivision si conclude qui. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito. Fateci sapere qual è magari il progetto che vi è piaciuto di più proprio commentando qui sotto il video. Tutti i link dei prodotti che abbiamo visto quest'oggi li potrete trovare qui sotto nel box informazioni, oppure nella i-posta qui in alto. Di iscrivervi su tutti i nostri social, come abbiamo detto all'inizio, ma di seguirci, come appunto abbiamo accennato prima, anche sul nostro blog, quindi www.meglio-di-maglia.com. Grazie ancora e ci vediamo giovedì prossimo!